La competizione tra istituti va avanti, è la volta di vedere nella prova recitazione la seconda scuola. Prego, Rachele. Salvatore Vizzi di Capua e recita Rosaria. Rosaria presenterà un monologo tratto dal film Il Divo e lei interpreta la scena in cui c'è il pentimento di Giulio Andreotti. State a vedere un po'. Livia, sono stati i tuoi occhi che mi hanno folgorato un pomeriggio andando al cimitero del Varano. Si passeggiava io scessi quel luogo singolare per chiederti sposa. Ricordi? Sì, lo so, ricordi. I tuoi occhi pieni, puliti, incantati, incantevoli non sapevano, non sanno e non sapranno e non hanno idea. Non hanno idea di tutte le malefatte che il potere deve compiere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io. L'inconfessabile e mostruosa contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni, incantati, puliti, non sanno la responsabilità diretta o indiretta di tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984, che hanno avuto per la precisione 208 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso, è stato anche colpa mia, mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve, non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare il terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana è stato definito strategia della tensione. Ma non sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza? Roberto, Michele, Giorgio, Carlo, Alberto, Aldo, per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere, sono state disinnescate all'ultimo secondo con un silenzio. Tutto inutile. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, ma in realtà la verità è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Noi abbiamo un mandato, è un mandato divino e bisognerebbe amare così tanto Dio per capire la necessità del male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. Signori, Rosaria, come va? Malissimo. Benissimo. Sentiamo un po' la giuria. Apprezzo tantissimo lo sforzo di memoria che ha fatto per imparare questo monologo. Il monologo non è una cosa facile, cioè già è un livello abbastanza avanzato, diciamo, della recitazione, perché non hai con chi interfacciarti e quindi sta tutto quanto a te tenere il tempo e tenere l'attenzione della gente. Puoi fare Servillo che interpreta Andreotti e diciamo, io direi, difficile, come diceva lui giustamente prima, scegliete dei pezzi più semplici, però comunque in questa tua prova si è vista una grandissima volontà, un grandissimo sforzo di memoria e per quanto tu non sia una professionista ci hai cercato di mettere anche un'interpretazione che ci ha fatto arrivare, diciamo, queste parole in maniera abbastanza sentita, quindi brava. Grazie. Grazie Carlo, adesso andiamo dall'Animosi Club. Io volevo fare un'altra domanda, tu fai parte di qualche compagnia teatrale per caso? No. Non hai mai recitato? A livello scolastico, a livello fatto commedia, sì. No, nel senso che mi è piaciuta e tu sei, come giustamente l'hai, una scuola di cinema, quindi una ragazza che può intraprendere il mondo cinematografico, perché poi c'è da differenziare ragazzi, che non parlo dei presenti, io parlo in generale, c'è da differenziare ragazzi che lo vogliono fare e che possono farlo e ragazzi che lo vogliono fare e che non possono farlo. Tu sei una ragazza che lo può fare. Grazie, tranquillamente. Grazie mille. Grazie. Un attimo voglio, sì, prego, far prego parlare Ferdinando, che si passo il microfono, quindi va bene Giovanni. Raggiungiamo grazie, Ferdi. Sì, oddio, come per la musica, così per il cinema. Ascolta, teatro. Ferdi, lei è arrivata è arrivato il messaggio, nel senso ti sei accapponata la pelle? Si sono fatte le lacrime agli occhi? Guarda, io l'intensità, per come l'ha fatta, mi è piaciuta tantissimo. La grinta, come
Io guardavo nel monitor perché veniva inquadrata dalla camera qui a sinistra, ed era sua, ed era ormai concentrata e l'ha fatto con un'ottima intensità, per quello che posso dire. Poi in altro non mi espongo, ci sono professionisti che possono farlo e io mi limito a dire questo. I miei complimenti, brava. Hai dato comunque, è arrivato il messaggio. Brava Rosaria, grazie Ferdi. Allora per te una boccata d'aria, ci vediamo dopo. Ok, grazie.